Buon pomeriggio e benvenuti al TG Med Lis. Questo è il nostro notiziario nella lingua italiana dei segni. Un ricercatore del Policlinico di Palermo è indagato per avere prescritto, senza essere autorizzato, ormoni della crescita, usati anche come sostanze dopanti. Alessandro Ciresi è attualmente indagato anche per avere svolto consulenze, attività privata, nonostante il contratto in esclusiva con l'ospedale palermitano. Per lui è scattato un sequestro da 104.000 euro. È indagata anche la direttrice del reparto di endocrinologia del Policlinico, Carla Giordano. La procura di Caltanissetta ha chiuso le indagini sul depistaggio per la strage di Via D'Amelio. Sono indagati un funzionario di polizia che è stato già sotto accertamenti per gli stessi fatti e ha poi ottenuto l'archiviazione e altri due agenti. Tutti sono accusati di calunnia in concorso. Disagi anche a Palermo per lo sciopero generale indetto per la giornata di oggi. Dalle 13 alle 17 lo stop dei controllori del traffico aereo. Per questo sono stati cancellati alcuni voli, in particolare quelli Ryanair per Treviso, Budapest, Verona e Roma-Fiumicino. Cancellati anche voli Alitalia e EasyJet per Milano-Malpensa. Un grosso buco nell'asfalto si è aperto al centro della carreggiata in corso Calatafimi a Palermo. È accaduto ieri intorno alle 21, in un orario, per fortuna, in cui la strada è di solito poco trafficata. L'area coinvolta è all'altezza della caserma Scianna in direzione di Monreale. Sul posto sono arrivati i vigili urbani che hanno deviato il traffico e transennato la buca. La Lega B ha comunicato la data del recupero di Parma-Palermo, sfida valida per la 29esima giornata del campionato di Serie B, che era stata rinviata sabato 3 marzo a causa della neve. Il match si giocherà lunedì 2 aprile alle 20.30. Per il momento è tutto, vi lasciamo al resto dei programmi di TRM. Arrivederci.